Sembrava un posto qualunque. Sembrava una stalla come tante altre. Ma c'era qualcosa di diverso. Qualcosa stava per cambiare. Allevatori consapevoli. Apicoltori illuminati. Mucche e api insieme per favorire un processo virtuoso. Granarolo, la più grande filiera del latte in Italia. E Conapi, la più grande cooperativa di apicoltori d'Europa, presentano Una stalla per due, una vincente storia di biodiversità. Giovanni Giambi, direttore generale di Agrisfera, una grande realtà con oltre 3.600 ettari coltivati, allevamento zootecnico, produzione biologica di latte e socio della filiera Gran Latte Granarolo. Come nasce una storia biodiversa? È una storia che, prima di essere biodiversa, è proprio diversa. È un progetto sostenibile che nasce da un'intuizione creativa con l'idea di unire due mondi, l'allevamento zootecnico e l'apicoltura, nel nome della biodiversità, che è un argomento che riguarda tutti. Da questa idea, da questa relazione tra mondi e dalla volontà comune è partito tutto. Giorgio Baraccani, presidente Conapi, la più grande cooperativa di apicoltori d'Europa. Una storia biodiversa ha al centro le api e la straordinaria capacità di questi insetti di essere un baluardo per la biodiversità. Al centro del progetto c'è l'idea di un benessere condiviso che coinvolge anche gli allevamenti e gli animali nelle stalle. Dove ci sono api sane, tutto l'ambiente è sano, perché le api sono vere e proprie sentinelle ambientali, controllando così la salubrità delle aree circostanti alle stalle e la salute degli animali. Concretamente, come si delinea il progetto? Nella prima fase abbiamo cercato di creare l'ambiente ideale per le api e gli alveari. Gli allevatori della nostra filiera coltivano piante nettarifere attorno ai campi di foraggio e nelle siepi di confine. Riservano aree di pascolo allo sfalcio tardivo, lasciando alle piante il tempo di fiorire per nutrire le api. Evitano l'uso di principi attivi dannosi per le api e gli impollinatori. Tutelando la biodiversità, si preserva la fertilità del territorio e il benessere degli animali negli allevamenti. E poi? Poi, vicino a queste piante, posizioniamo gli alveari. La loro vicinanza alle piante nettarifere garantisce il benessere di milioni di api, che, bottinando le piante, favoriscono la biodiversità. Gli apicoltori Conapi selezionano le stalle dove installare gli alveari. Controllano periodicamente gli alveari per testare la salute delle famiglie di api. Monitorano la qualità dell'ambiente controllando le api, vere sentinelle ambientali. Ed è tutto certificato da una grande firma, giusto? Sì. Il valore di questo progetto è comprovato dal marchio Approved by Conapi Bees, lo standard di sostenibilità per imprese a misura di api. È il primo protocollo volontario ambientale redatto da Conapi, insieme all'ente di ispezione e certificazione CCPB, nato per siglare la sinergia tra aziende virtuose e agenti impollinatori, uniti insieme per la diffusione e la tutela della biodiversità. È davvero un grande progetto! Eh già, sono tanti i soci allevatori della nostra filiera che hanno aderito al disciplinare. Granarolo è la prima azienda conforme al protocollo Approved by Conapi Bees. Hanno già aderito 60 stalle in varie regioni italiane. Ad oggi Conapi ha installato 371 alveari, per un totale di oltre 18 milioni di api. Più che un progetto, è una missione. Gran bella storia, no? Una collaborazione speciale tra allevatori e apicoltori. Un modo nuovo di essere insieme, utile all'ambiente e alla vita delle specie. E questo è solo l'inizio.